Adesso parte la tavola rotonda, per cui chiamo al tavolo dei relatori Andrea Azzoni, dirigente dell'unità organizzativa sviluppo industrie filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnica e politiche ittiche di Regione Lombardia, Massimo Ornaghi, direttore di ERSAF, Roberto Ferrari di Confagricoltura, Alessandro Rota di Coldiretti, Matteo Lavagni di CIA, Luigi Orlandi di Copagri e il dottor Sergio Tombesi del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili della Facoltà di Scienze Agrarie e poi Ambrogio De Ponti, presidente di AOP 1 Lombardia, Associazione Organizzazioni Produttori Ortofrutticoli della Lombardia. Buongiorno a tutti, io direi di iniziare e raccomando, diciamo così, la tenuta del tempo in risposte intorno ai 5 minuti, facendo un attimo una vostra valutazione su quanto è stato detto questa mattina, sia nei saluti istituzionali sia nelle relazioni che sono appena terminate, partendo da Massimo Ornaghi, che è il direttore di ERSAF. Prego, direttore. Bene, buongiorno a tutti, grazie della numerosa presenza che credo testimoni non solo l'interesse ma in qualche modo la novità anche nel metodo che stiamo introducendo nell'andare a organizzare, programmare in una maniera all'inizio utile anche a tutta la filiera degli imprenditori agricoli fino ad arrivare alle questioni di mercato, perché in qualche modo oggi l'introduzione di una nuova filiera in Regione Lombardia ha bisogno di tutti e con l'intervento di oggi dobbiamo capire se effettivamente c'è interesse e attività specifico nei prossimi mesi rispetto a tutti gli imprenditori agricoli che in qualche modo con l'intervento di oggi avranno più cognizione di causa per arrivare. Avete visto che non pensiamo di esaurire tutto col convegno di stamattina, le tematiche sono tante, le abbiamo sorvolate, ma abbiamo voluto mettere due grandi dimensioni, una quella tecnica con gli interventi specializzati che avete visto, ma una anche quella diciamo pragmatica, che fa vedere che in realtà non siamo solo al momento zero in cui c'è una spiegazione tecnica teorica del tutto, ma ci sono esempi concreti di come questa filiera sia già presa in carico da imprenditori agricoli, da soggetti organizzati sui territori, da industria, quindi intorno a noi oggi abbiamo un sistema che è già pronto ad aiutare a prendere e a dare la possibilità all'imprenditore di valutare un diverso piano culturale per la propria azienda, con un affiancamento pubblico che dovendo organizzarlo fin dall'inizio oggi ha in auge di riuscire anche con una previsione nel pomeriggio, un momento di lavoro senz'altro più tecnico in cui si entrerà ancora più nel merito, ma di lavorare dall'inizio insieme come filiera in maniera che il percorso non sia un percorso avulso da tutta una serie di decisioni che può prendere il singolo imprenditore agricolo, ma sia fatto coscientemente con un'analisi socio-economica ben solida per riuscire a impostare tutta questa azione. Questo significa anche che la valutazione pubblica fatta rispetto alla filiera è una valutazione positiva e che quindi ha tutte le caratteristiche per riuscire a essere messa in un ambito, diciamo così, istituzionale di approccio. Poi sentiremo il collega con già alcune, diciamo così, non decisioni, ma alcuni interventi che in qualche modo possono essere non solo abbozzati, ma pensati anche in funzione della nuova programmazione. Avete visto che in questo contesto c'è anche il mondo privato industriale che sta lavorando attivamente. Crediamo che anche qui tutto questo non possa essere lasciato senza un contraltare pubblico che tenda a mettere di nuovo in una seconda rete di protezione tutto l'intervento che si può fare in questo contesto. A mio giudizio questo è un tema specifico che va ripreso, so che c'è l'attenzione della DG e anche dell'assessore Rolfi sul fatto
che tutte le dinamiche di assistenza tecnica e di servizio, come era qualche decennio fa ormai, che erano supportate anche da un momento ed un intervento pubblico su questa tipologia di servizi che dava un valore di rating e di equità ai vari soggetti che possono intervenire su questo tema, sia di nuovo importante per dare un giudizio e una valutazione sempre più equilibrata di questo tema. Credo che in questo contesto questa tavola rotonda possa ancora lasciare la libera espressione di tutti i soggetti seduti insieme a me su questo tavolo, per andare a ritornarci una prima impressione di quello che si è avuto con questo primo momento di giornata di lavoro, di convegno, ma poi anche di raccogliere le sensibilità che ognuno dei soggetti che sono seduti in questa tavola rotonda porta nel contesto della loro esperienza sulla filiera. Questo perché oggi vorremmo dare un panorama il più possibile equilibrato a 360 gradi di quelli che sono i punti di forza, ma anche i punti di debolezza che avete sentito non sono stati nascosti all'interno di questo intervento. Tutto questo procederà anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché crediamo che se ci sia e sarà dimostrato l'interesse degli imprenditori agricoli, saremo tutti come filiera al fianco delle sue decisioni imprenditoriali. Grazie direttore. Dottor Azzoni, prego. Microfono. Buongiorno a tutti. Per attenermi alla sollecitazione del coordinatore della tavola rotonda, noi abbiamo organizzato questa cosa anche proprio per capire che tipo di esperienze già che sono partite da tempo, e quindi noi siamo gli ultimi arrivati, ci consentono anche di inquadrare il tema su una regione in cui l'acquaricoltura è evidentemente una realtà marginale, e quindi è positivo il fatto di poter avere gli elementi per capire, prima cosa. La seconda, c'è un input politico per quel che riguarda la Direzione Generale dell'Agricoltura. Io non ho sentito l'intervento dell'assessore, sono arrivato un attimo più tardi, mea culpa, però conosco, perché questo input è chiaro e ci spinge come direzione a vedere se esistono le condizioni per, appunto, su alcune aree lombarde sviluppare questo tipo di filiera. La terza cosa è che sappiamo da dove partiamo. E da dove partiamo? Una cosa l'ho già detta, cioè i dati ci dicono evidentemente che la coltura è residuale e le programmazioni, come voi ben sapete, soprattutto quelle dello sviluppo rurale, ma lo si vede guardando quello che hanno fatto le regioni in cui la coricoltura c'è, quindi ci hanno investito, evidentemente in Lombardia, avendo in realtà una realtà marginale, evidentemente si ritrova marginalmente anche nel PSR tutto ciò che può consentire di sviluppare la filiera. E quindi questo segue uno schema consolidato, che è quello di dare gli aiuti per ciò che esiste consolidato. Si tratta evidentemente di creare anche una base che consente di far sì che la programmazione abbia, come dire, la soglia minima tale per cui valga la pena di investire. Poi in realtà non esistono, abbiamo constatato e constatiamo che non esistono nemmeno, ovviamente in conseguenza di quello che ho detto, forme aggregate, tantomeno delle OP. Manca il valore della produzione commercializzata minima. Devo dire anche che non sono state presentate anche su questo PSR, laddove c'era un minimo spazio iniziative, in realtà non molti spazi, che il PSR consentiva su progetti innovativi, quindi su quelle misure che consentivano settori non rilevanti di poter sperimentarsi anche sul territorio lombardo, il tema delle filiere corte. Più marginalmente i partenariati europei, i PEI. Quindi diciamo che questi anni hanno mostrato anche una certa assenza di spinta autogena, che in parte però in qualche occasione qui è stata anche presentata dai soggetti che hanno tentato, e quindi non c'è oggi nemmeno un consolidato che consenta di ragionare sull'altra tematica, che comunque ha una dotazione finanziaria, che è quella dei distretti. Anche qui manca il requisito di base, che è un minimo di base produttiva su cui sviluppare progetti. Ecco,
Questo non è per dare una nota di negatività, ma per sapere tutti da dove partiamo, e questa è la fotografia. È da qui che bisogna evidentemente costruire anche tutto ciò che nella nuova programmazione, noi oggi siamo in una fase di transizione da una programmazione all'altra, quindi stiamo discutendo degli elementi che ci consentono poi di attivare la nuova programmazione. Anche partendo da quello che non c'era o che non ha funzionato anche nelle politiche regionali, che poi magari nel secondo giro cercherò di approfondire meglio. Perfetto, allora la parola a Roberto Ferrari di Confagricoltura, prego. Allora passiamo ad Alessandro Rota di Coldiretti, prego. Buondì. Grazie. Sempre nei tempi. Beh, innanzitutto parliamo con la consapevolezza di essere la prima regione agricola d'Italia, e certamente i dati che oggi abbiamo visto relativi alla realtà del nocciolo, del Corileto, certamente fanno pensare e riflettere sul futuro e le opportunità che questa coltivazione può portare al territorio. Penso che non ci siano ostacoli a creare questa nuova eccellenza lombarda, perché basta pensare a territori come la fascia pedemontana, alcune aree magari anche più marginali della vallata del Ticino, o comunque altre nel nostro territorio, per vedere che le opportunità e le superfici esistono e ce le abbiamo a disposizione. Certo è che, essendo un discorso pluriennale, un discorso dove la produzione arriva dopo 4, 5, 6 anni, perché cresce poi negli anni, è una filiera che va sostenuta e che ha bisogno di certezze. Oggi abbiamo visto come anche l'industria si pone e mette a disposizione importanti progetti. Abbiamo bisogno di filiere certe con contratti, perché queste aziende che veramente gettano il cuore oltre l'ostacolo, perché innanzitutto penso che è una realtà destinata alle generazioni più giovani, un po' ai miei coetanei, perché fare un impianto, un po' una prospettiva un ventennio, comunque è ovviamente focalizzata su una fascia d'età di imprenditori agricoli o di nuovi imprenditori agricoli. Quindi è importante, oltre a una certezza contrattuale, anche mettere in campo tutti quelli che sono e potenziarli gli strumenti di anticipo del credito. Detto ciò, dobbiamo anche essere consapevoli di alcune criticità che vanno affrontate. Alcune criticità sono comuni a quelle che sono anche le altre eccellenze e le altre attività di cui siamo anche leader nella nostra regione. Basti pensare all'avvento degli insetti, diciamo, alieni, che tante difficoltà stanno portando sul territorio, e vediamo che anche un'esperienza e un impianto come il Corileto non ne è indenne, perché è vero che si può pensare anche a colture alternative, ma non vorrei essere il produttore di soia di fianco all'impianto di Corileto. Detto questo, alcune criticità del nostro territorio sono l'avere a disposizione anche i terreni in conduzione per ampi raggi di tempo. E oggi, se guardiamo la nostra regione, dove i principali proprietari terrieri sono spesso vuoi gli ospedali o comunque gli enti pubblici, oggi non tutti sono in grado di darci una contrattualistica che ci permette di pensare o mettere in campo un impianto e una produzione di questo tipo. Quindi ragionare, fare degli importanti ragionamenti in quelli che sono i contratti d'affitti agrario, e poi fare una considerazione proprio legata anche ai territori dove oggi possiamo vedere una possibilità, e penso all'area pedemontana, che oggi è fatta anche per lo più di appezzamenti piccoli, molto frazionati se pensiamo alle proprietà, spesso appezzamenti di proprietà non monoproprietaria ma pluriproprietaria, e dove oggi andare a fare un contratto per certificare la conduzione di questi appezzamenti, che magari sono abbandonati proprio per motivi contrattualistici, è un problema. Quindi vedere di come agevolare e spingere la corretta contrattualizzazione di questi fondi per far sì che si possa poi certificare la filiera. Perché quando parliamo di nuovi impianti,
parliamo pensando alla trasparenza, a contratti certi, e quindi questa deve partire sì dal vivaio, ma deve proseguire poi nel campo per arrivare poi all'industria, per arrivare poi allo scaffale dal consumatore. Concludo dicendo, proprio analizzando questi aspetti di criticità, come sia un'opportunità non solo dal punto di vista del reddito, ma anche dal punto di vista del territorio. Perché oggi abbiamo purtroppo ancora dei territori che possono generare e che per questi motivi, tra cui alcuni che ho elencato, sono abbandonati. Ecco, l'opportunità del Corileto è grandissima, perché non si necessita di grandi appezzamenti come nel foraggio o in altre tipicità della nostra regione, ma si può fare anche in territori marginali, ovviamente mettendoli in rete. E da parte mia sarà importante anche l'apporto e mettere in rete anche per andare a fare quelli che poi sono i contratti, perché ci vuole anche un minimo per andare a porsi davanti all'industria per siglare i contratti, per far sì che questa esperienza, che oggi vede solo qualche centinaio di ettari nella nostra regione, possa diventare sempre più un'eccellenza lombarda. Va bene, adesso Matteo Lavagni di CIA, prego, sempre nei grazie. Tempi, grazie. Mi suona come una boccata d'aria questa cosa, nel senso che io sono il trepadano e in una zona come il Pavese stiamo soffrendo abbastanza, vuoi per la vite, la viticoltura, il mondo del vino, vuoi anche recentemente per il riso, quindi è davvero una boccata d'aria la possibilità di avere una cultura alternativa e soprattutto di avere la possibilità di un'eccellenza nella nostra regione. Come diceva il collega di Coldiretti, ci vogliono garanzie per tutti. Mi è fatto estremamente piacere sentire come ci sia la possibilità di avere una cultura di estrema qualità nelle zone di pianura. Non dobbiamo dimenticarci delle zone collinari, delle zone montane, che sono quelle che ad oggi stanno facendo più fatica per tanti motivi. Purtroppo non tutti hanno la possibilità di fare investimenti di 8 ettari di corileto. Ci sono aziende che, seppur ben funzionanti e leader nel loro settore, attualmente fanno fatica e non hanno appezzamenti che arrivano all'ettaro, quindi il problema è avere garanzie sotto tutti questi aspetti. Senz'altro sarebbe corretto e auspicabile seguire e farci seguire da chi ha più esperienza di noi. Ho ascoltato con estremo piacere l'esperienza dalla zona del Viterbese, come il panorama è cambiato nel giro di 40 anni sostanzialmente, e visto che abbiamo la possibilità di partire da zero, partire con davvero un gruppo consolidato, evitando corridori solitari, e cercare di, insomma, di andare nella giusta direzione. Va bene, grazie. Copagri, Luigi Orlandi, prego, nei tempi sempre. Sicuramente. Grazie, buongiorno a tutti. Non so se è un caso, ma sono un pavese anch'io, quindi non so se diventerà un'eccellenza pavese o un'eccellenza regionale, però speriamo che diventi sicuramente un'eccellenza. Due considerazioni. Mi è sembrato che il dibattito abbia restituito quasi solo note positive. Le esperienze, quindi, non è una cultura nuova, le esperienze ci sono, la professionalità anche, la meccanizzazione anche, quindi abbiamo tutte le carte in regola per pensare di sviluppare il progetto anche qui. Cosa manca? Manca l'amministrazione, forse da una parte che non era preparata, perché nessuno era preparato a questo evento, ben voluto, manca una programmazione dei titoli di conduzione, soprattutto perché il collega di Coldiretti evidenziava che noi lavoriamo con la 203, che prevede al massimo 15 anni di contratto, ma nessuno fa 15 anni di contratto, comprese le istituzioni e addirittura le amministrazioni, quindi i grossi proprietari terrieri. Quindi questo, secondo me, per una cultura pluriennale, non so che durata abbia, 15 anni, 20 anni, 30 anni, non lo so perché non è stato detto,
e quindi lo pongo anche un po' come domanda, è un ragionamento che dobbiamo affrontare per poter proporci ed eventualmente gestire poi la programmazione. L'altra parola che è uscita, garanzia. Garanzia perché siccome è talmente tutto bello, noi dobbiamo cercare i dubbi e dobbiamo esporli in modo tale che per iniziare un percorso possano essere fugati. Il dubbio della garanzia deriva dal passato. Mi viene in mente il settore bieticolo, facevi sì il contratto, ma poi quando andavi a consegnare il grado di polarizzazione o la quantità consegnata, era sempre deciso dall'industria che non aveva un contraddittorio. Quindi l'agricoltore faceva fatica poi a porsi in una contraddizione. Mi viene in mente l'Alberto Marchesi, l'amico Alberto Marchesi, presidente del Consorzio Forestale. Sul Pavese abbiamo raggiunto effettivamente grandissime superfici di 2080, misura H, le cosiddette latifoglie di pregio. Poi, se devo dire, quello che è stato il riscontro vero è stato il mancato reddito che dal primo al ventesimo anno ha percepito l'azienda agricola ed è stato il percepimento delle cure culturali nei primi 5 anni. Questo è stato il reddito aziendale. Se invece andiamo a dismettere questi impianti a 20 anni, abbiamo solo oggi delle grandi difficoltà con industrie che sono crollate sul mercato e quindi risultano ancora debitrici nei confronti di aziende, con difficoltà a ripristinare la coltivazione di questi terreni, e quindi mi viene da pensare di avere poi una garanzia anche sotto il punto di vista dello smaltimento. Quindi due fattori principali, quello della possibilità che l'amministrazione, che ci chiede molto garanzie attraverso la burocrazia, continue e noi le diamo, perché se pensiamo ai PSR strutturati come sono oggi, che ci chiedono la garanzia dei 5 anni di impegno, ma noi sappiamo che l'annata agraria inizia l'11 novembre e finisce l'11 novembre, non possiamo stipulare al 31 dicembre. Quindi queste particolarità che poi diventano nell'atto pratico la difficoltà di gestione, teniamone in considerazione prima per arrivare al finale positivo per tutti. Quindi noi cogliamo sicuramente di buon grado. L'ultima cosa che voglio dire è la riflessione sul... A me è piaciuto molto la parte industriale, che è l'unica volta che ho sentito dire che ha tenuto conto dei fattori di produzione, i costi di produzione, comunque i fattori della produzione, compreso il reddito aziendale. È la prima volta che ci troviamo ad affrontare o una novità o comunque una cultura con la presenza del consumatore finale, che è l'industria, che cerca sì un distretto, quindi un gruppo, però poi ha bisogno di queste sicurezze. La riflessione che volevo fare, proprio in funzione del ragionamento che ha fatto il rappresentante della Ferrero, qual è il valore aggiunto? Oggi un quintale di frumento costa 15-16 euro se riesce a venderlo. Un quintale di farina quanto costa? E un quintale di pane costa 500 euro. Quindi ecco il valore aggiunto dai 17 euro del quintale di frumento ai 500 euro del quintale di pane, dove vengono spalmati. Quello che finora ci ha rimesso è sempre stata l'azienda agricola. Vediamo di prendere da esempio, da questo tipo di ragionamento che l'industria inizia a fare, perché noi ne siamo ben lieti. Grazie. Bene, grazie. Allora la parola a Sergio Tombesi del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili. Grazie, anche lei i tempi. Sì. Grazie. Bene, io vengo dall'Università Cattolica, noi siamo un Ateneo che ha ovviamente la testa in Lombardia, ma assumiamo una dimensione abbastanza nazionale attraverso i nostri 5 campus. L'Università Cattolica è impegnata nella ricerca in agricoltura fin dai primi progetti dell'allora Ministero dell'Agricoltura, già negli anni 60. Tradizionalmente operato in quelle che erano le aree che io definirei tradizionali di coltivazione del nocciolo. Ovviamente i miei predecessori, io sono approdato recentemente come potrete immaginare dall'età,
Mi piace ricordare di essere stato uno dei giovani ricercatori che hanno beneficiato di quei progetti promossi dal MIPAF, allora lavoravo all'Università di Perugia, proprio in quei campi che mostrava il dottor Manzo. Il ruolo dell'università si esplica in genere, diciamo, su tre pilastri. La ricerca, che ci consente di ottenere le informazioni di prima mano, nella formazione, che ci permette di trasmettere questa conoscenza, e nell'interazione con il territorio. Per quanto riguarda il Nocciolo, credo che sia una grande opportunità. Noi lo diciamo da 15 anni, forse anche più, quando anche qualche collega economista ci rideva dietro. Perché? Perché innanzitutto per un discorso di fondamentali. Se noi guardiamo quella che è l'evoluzione delle scelte, degli orientamenti culturali in paesi industrializzati come la California, dove insomma i mezzi tecnici più o meno hanno costi anche superiori rispetto a quello che sono i costi che abbiamo qui in Italia, loro si sono orientati verso la frutta in guscio in genere già negli anni 60, diventando i primi produttori mondiali di, per esempio, mandorle, secondi di noce, sono tra i primi di pistacchio. Il Nocciolo, noi nel Nocciolo svolgiamo un ruolo importante nella produzione di nocciolo, siamo il secondo paese, come già ricordato. Abbiamo un'opportunità, quella di andare a esplorare nuovi areali che sono nuovi ma non meno vocati, perché potrebbe anche venire fuori fra 10 o 15 anni che nei nuovi areali possiamo anche raggiungere le produzioni anche superiori a quelle che sono le produzioni medie negli areali tradizionali. Il Nocciolo è sempre stato molto localizzato, concentrato in zone cosiddette altamente vocate, ma perché era un connubio di motivazioni economiche, climatiche e assenza di mezzi tecnici. Si pensa all'irrigazione, l'irrigazione a goccia fino a 30-40 anni fa era considerata una tecnica avveniristica, oggigiorno è uno standard. Quindi le tematiche che in questa fase la coricoltura lombarda deve affrontare, prima di tutto scegliere dove andare a impiantare. Le mappe di vocazionalità sono degli strumenti fondamentali. Come ricordato, noi come università abbiamo partecipato alla formulazione di quella per l'Emilia Romagna, e qui vorrei sottolineare una cosa. Spesso quando si parla di Nocciolo, la prima cosa che viene accomunato, il Nocciolo viene accomunato alle aree marginali. Esiste una coricoltura di montagna, collina, e una coricoltura di pianura, con obiettivi e funzioni differenti. Discorsi differenti devono essere fatti, le scelte devono essere tarate per questo. È indispensabile estendere le mappe di vocazionalità anche agli areali di collina e di montagna, considerando, ripeto, queste funzioni differenti. Scelta varietale, ho colto con particolare interesse l'intervento di Citterio, il dottor Citterio, perché quell'analisi che lui ha fatto autonomamente, avendone anche diciamo, i mezzi intellettuali conoscitivi di andare a vedere quello che facevano nelle varie aree e prendere delle scelte, fare delle scelte consapevoli, è un qualcosa di auspicabile ma che non viene spesso fatto. Spesso un agricoltore, se lasciato solo, si fa riferimento al consulente, a chi fornisce i mezzi tecnici, prendendo un modello e applicandolo to cure a quella che è la sua realtà. Attraverso una collaborazione più stretta tra quello che è la ricerca, la formazione, eccetera, possiamo dare prima di tutto gli strumenti all'agricoltore per fare queste scelte in maniera consapevole. Inoltre creare un modello che non sia una brutta copia o una copia di quello che viene fatto in Piemonte o nel Viterbese o in Campania o in Sicilia, ma sia un qualcosa che viene adattato sulle condizioni climatiche e ambientali della regione. Infine si chiedeva della durata. In realtà la durata dei noccioleti, come si è ricordato, il nocciolo è una coltura che è transitata prima dall'ambito forestale
veniva considerata una coltura forestale fino a 40-50 anni fa, stiamo andando verso una coltura frutticola, idealmente pensiamo a delle durate di 30 anni, può durare molto di più, però, e questo può essere una forza delle nuove aree, che non sono sottoposte a dei vincoli di tradizione, si può anche immaginare dei turni più corti con un rinnovamento che poi nel momento in cui si facilitano i rimpianti porta al rinnovamento delle varietà, dei sistemi e delle tecniche di coltivazione che diciamo, rappresentano un'ulteriore opportunità per le nuove aree. Grazie. Grazie. Ambrogio De Ponti, presidente dell'associazione Organizzazioni Produttori Ortofrutticoli Lombardi, anche per lei qualche minuto, grazie. Grazie per l'invito, credo che il dottor Naghi quando ha pensato a me ha pensato a uno che avesse di mestiere, oppure forse in maniera più appropriata in termini più ecumenici, missione, quello anche perché ho qui il professore della Cattolica, sono costretto a rendere omaggio anche questo. E il mio mestiere, di fatto la mia missione è quella in questi anni, 25 anni della mia vita, a tentare di mettere insieme i produttori attraverso questo strumento che la Comunità Europea in maniera molto intelligente ha pensato per il mondo dell'ortofrutta. Quindi io sono presidente di un'associazione di organizzazioni di produttori che raggruppa 13 organizzazioni di produttori della Lombardia, ovviamente ortofrutticole, particolarmente orticole perché l'ortofrutta in Lombardia è soprattutto quarta gamma e prodotti destinati alla grande distribuzione e che quindi in questi anni è cresciuta molto, ha costituito questa associazione che è la OPIO in Lombardia, che ha come compito quella di dare, come dire, costruzione al progetto di piano operativo e quindi ho rapporti, la regione mi conosce molto bene perché sono moltissimi anni che collaboriamo in maniera molto efficace con la regione Lombardia e che quindi questo strumento è uno strumento che ha molto ben funzionato. Funzionato perché ha un criterio, secondo me, molto virtuoso. Uno, viene sostanzialmente il contributo comunitario, che sono soldi pubblici di tutti i nostri cittadini, vengono dati ai produttori ortofrutticoli attraverso un sistema proporzionale al cosiddetto fatturato, cioè la produzione commercializzata. E quindi chi più fa, più prende, chi meno fa, meno prende. Quindi è, come dire, uno stimolo al lavoro e non alla rendita, come tante altre produzioni invece sono soggetti, 80 ettari, prendo 8 euro. E quindi è un modello virtuoso e quindi aiuta, secondo me, anche da un punto di vista imprenditoriale, il produttore a imparare a stare sul mercato. E questo credo che sia lo scopo principale dei legislatori quando hanno pensato a questo strumento. E quindi in Lombardia è cresciuto molto bene, abbiamo circa il 75% della produzione ormai organizzata in organizzazione dei produttori e questo ovviamente ci permette di ricevere un contributo comunitario che è abbastanza importante, che in alcuni momenti è veramente decisivo anche per la sopravvivenza di alcune realtà marginali. Ora qui mi trovo in un settore che io ho conosciuto quando ero con Roberto presidente nazionale di una pro e che ho, come dire, anche sono anche molto affascinato di quel mondo lì. Adesso me lo trovo qui in Lombardia con immenso piacere, essendo lombardo, e quindi sono ulteriormente contento che nasca queste cose. Non dirò nulla ovviamente di quello che è già stato detto, dico soltanto che posso mettere a disposizione la mia conoscenza, la conoscenza a disposizione di tutte le organizzazioni di produttori della Lombardia che sono associate con me, per dare una mano magari di start-up, per poter iniziare in una fase di inizio di costituzione di organizzazioni di produttori, perché magari all'inizio evidentemente i numeri non ci sono, il riconoscimento, per poter poi in un secondo tempo dare autonomia di un'organizzazione di produttori che sia autonoma, o comunque rimanere dentro un sistema organizzato, perché mi sembra abbastanza evidente che questo mondo, in particolare anche la nocciola, perché i giocatori acquirenti non sono tanti, non è che puoi andare all'ortomercato a vendere le nocciole e quindi c'è bisogno dall'altra parte che ci sia un mondo organizzato, che mi sembra aver capito dalle parole di chi è intervenuto prima, è un interesse anche dalla parte acquirente che ci sia un'organizzazione che sia forte, perché nell'ordine va bene tutti, nel disordine non va bene nessuno e quindi credo che il mio compito in collaborazione evidentemente con tutte le organizzazioni professionali che hanno in questo compito importantissimo di stimolo e di provocazione positiva su questa cosa, metto a disposizione tutta la mia esperienza. Grazie Presidente, passiamo al secondo giro di domande con il Dottor Naghi e con il Dottor Razzoni, vediamo che cosa le istituzioni a questo punto possono fare. Prego Direttore. Grazie, niente. Pensando quindi da oggi pomeriggio in avanti, come vi ho detto, ERSAF
si prenderà in carico, un po' in accordo con i colleghi della Direzione Generale Agricoltura, una fase di accompagnamento, soprattutto tecnico, organizzativo e di coordinamento di una filiera e di tutte le risorse che avete sentito oggi, che sono comunque disponibili su questa tematica. Quindi saremo disponibili a fare incontri sui territori, dove i territori ce lo chiederanno, per incontrare direttamente le imprese, gli imprenditori e scendere sempre di più in una tematica tecnica, facendo anche dei business plan, cioè cercando poi di andare a creare un prodotto che sia in qualche modo confezionato sulla pelle o del territorio o del soggetto che in qualche modo vuole intraprendere questa funzione. Abbiamo sentito che esistono, come sempre, non è che questo tipo di cultura è al di fuori del mondo agricolo, no? Quindi tutte le criticità o i punti di forza, forse più le criticità, sono comuni a qualunque cultura che oggi un agricoltore pensi di fare. Ma noi pensiamo che i modelli vadano differenziati. Abbiamo sentito dire che ci può essere un'agricoltura di pianura e una di collina e di montagna. Benissimo, gli strumenti a mio giudizio vanno differenziati, perché sono diverse le condizioni in cui ognuno si trova ad operare, quindi penso e mi immagino che questo si riesca a fare anche sulla nuova programmazione, proprio perché se volete siamo in una fase di intermedia che può essere una fase critica, ma può essere anche una fase in cui, se penso oggi gli strumenti così organizzati, gli strumenti che poi avremo a disposizione saranno strumenti che in qualche modo molto più si adattano al progetto industriale che ci siamo dati. Quindi dicevo, siamo disponibili a incontrarvi sui territori, a mettere a disposizione anche strutture, anche professionalità adeguate a far sì che ci sia un momento di accompagnamento in solido ai primi anni della coltivazione, eccetera, naturalmente insieme a tutti quelli che nella filiera hanno già pensato all'utilizzo di queste risorse, perché non è che avere un tecnico e averne 10 ci fa schifo, no? Vanno bene uno, ma vanno bene anche 10, bisogna solo ottimizzare il lavoro di tutti per riuscire a non sprecare neanche una risorsa, visto che la concorrenza a livello generale c'è, esiste, e quindi anche un'attenzione ai costi di produzione va senz'altro inserita. Dopodiché continueremo a lavorare anche insieme alla Ferrero sulla carta che aiuta la vocazionalità dei territori, perché anche questo è un momento importante per prendere decisioni, e saremo qui poi a provare a costruire insieme a voi tutte le richieste di servizi e di bisogno che eventualmente ci sono, naturalmente poi affiancati dagli interventi che adesso riprenderà il mio collega. Razzoni. Grazie. Allora, dicevo prima, sappiamo da dove partiamo e forse vi ho fatto un quadro non diciamo incoraggiante, un quadro di partenza. Allora andiamo sulla parte incoraggiante, nel senso che noi riteniamo esistano le condizioni in alcune aree lombarde per promuovere questo tipo di filiera. Ce l'hanno testimoniato anche chi ha parlato prima, quindi sia l'Alberto Marchesi, Citterio, ma devo dirvi che esistono anche delle esperienze anche nell'ambito delle attività, ad esempio collegate al LEADER, che hanno prodotto, magari qualcuno di voi lo conosce, degli studi anche preliminari di fattibilità, penso all'esperienza Garda Valsabbia, in cui c'è questo studio, ad esempio, che fa tutta una stima di fattibilità interessante con l'inserimento del nocciolo nelle valli pedemontane del Bresciano e del Bergamasco, quindi anche la Val Trompia. Ecco, da qui, cioè dal fatto di constatare che esistono le condizioni, bisogna anche dire che occorrerebbe, ripartendo anche dallo schema che è quello purtroppo dell'attuale programmazione, ma è l'unico che abbiamo, e io faccio un esercizio un po' forzato della cosa, rafforzare quegli elementi che oggi non si ritrovano oggettivamente nel PSR. Ci sono degli interventi sparsi in alcune misure e io provo a farle passare velocissimamente, stando nei tempi spero, cioè ad esempio rafforzare i meccanismi collegati alle premialità e alle punteggiature della misura regina, che è quella che oggi chiamiamo 4.1 nella nuova programmazione, non so come si chiamerà, però che oggi vede a pieno titolo descritto anche la possibilità di finanziare fino al 45% nelle zone svantaggiate per un giovane di montagna l'impianto di una coltura arborea da frutto, ma che evidentemente ha un punteggio molto limitato che non consente di oggettivamente
di finanziare poi l'investimento se non agganciato ad altre cose, quindi acquisto di attrezzature piuttosto che di altri investimenti strutturali all'interno di magari di un'azienda un pochino più complessa. Quindi la cosa più banale è, su una misura di investimento, premiare chi accede o chiede di essere beneficiario di contributi, che sono contributi a fondo perduto, su questo tipo di filiera. Ma ad esempio potremmo riprendere il tema della misura che oggi è attiva, collegata alla produzione biologica. Oggi la misura della regione, che tra l'altro aprirà, ma evidentemente ha dei requisiti che per chi fa questo tipo di produzione, se non ce l'ha da tempo, evidentemente non consentono di accedere. Il fatto, per esempio, di essere iscritti all'elenco del biologico ovviamente presuppone una produzione. Però su una misura di questo genere c'è una dotazione interessante per il mantenimento del biologico per l'impegno dei 6 anni, 810 euro all'ettaro, 900 euro per la conversione che impegna un periodo di 2 anni. Quindi sono state studiate queste misure fondamentalmente per produzioni che c'erano già, ma ci sono di fatto, in linea teorica, anche su queste misure, risorse per finanziare colture arboree da frutto. E poi potrei citarne altre. Ho già citato la misura 16.2, che era quella dell'innovazione e della diversificazione in ambiti vocati, questo è il titolo della misura, che si sposa bene con chi vuole partire in una situazione in cui dimostra che un investimento in un'area vocata può dare elementi interessanti poi da estendere. Quindi sono misure fatte anche proprio per promuovere e che finanziano tra il 50 e il 100% anche le azioni, che sono varie, che compongono il contenuto della misura. Così come le misure di sostegno per la lotta fitosanitaria, la misura 5.1 in questo caso, quindi a corredo ci sarebbero anche le misure che sostengono come dire, la protezione poi delle coltivazioni, e che sono state finanziate con diversi milioni di euro anche in Regione Lombardia, ma che si sono evidentemente rivolte ad altri settori. Nel nostro caso, per esempio, il tema della cimice è evidentemente un tema che a pieno titolo coinvolge una cultura di questo genere. Quindi al di là dello schema, che oggi è questo, ma che domani potrebbe avere altri nomi, altre connotazioni, noi siamo, sulla base anche dell'input politico che ci è venuto, siamo consapevoli di dover far ritrovare all'interno delle misure classiche o meno tradizionali e quella a corredo la possibilità che venga in qualche modo sostenuta questa filiera, tenendo conto che, lo sappiamo e concludo, il vero problema, è stato citato da più voci, sono i primi anni. Cioè trovare il modo di sostenere questa filiera nel momento in cui uno parte. È chiaro che questo impone anche un'attività di programmazione nella conversione anche aziendale, perché è impossibile pensare che un'azienda un'azienda zootecnica diventi improvvisamente, se non forzatamente, un'azienda che fa coricoltura a monocultura. Cioè ci deve essere anche un ragionamento sostenuto da chi anche ha parlato a questo tavolo di incentivo ad una programmazione che gradualmente porta ad una conversione che crea il volume, crea la base anche ettariale per poter poi sostenere rapporti contrattuali anche con l'industria. Quello che si diceva, ma le stesse OP hanno delle soglie che più o meno coincidono come soglia d'ingresso per la coricoltura, la frutta a guscio, eccetera, a quello che diceva prima Ferrero, cioè i 100 ettari, perché se guardiamo le produzioni e le soglie dell'OP, grosso modo sono quelle. Dobbiamo trovare il modo, anche, non lo devo dire io, però probabilmente con risorse anche che poggiano sul bilancio autonomo di Regione Lombardia, soprattutto di sostenere questo periodo di partenza. E quindi su questo lavoreremo col massimo della creatività, ma col vostro aiuto. Grazie, dottor Razzoni. Adesso le associazioni di categoria flash per identificare quello che si aspettano dopo questo incontro. Grazie. Partendo da Coldiretti. Grazie. Concludo dicendo che oggi, vuoi per le difficoltà del mercato interno e tutti quelli che sono anche le questioni di attualità legate all'internazionalizzazione, vuoi per tutti i fenomeni climatici che stanno sempre più colpendo il territorio, abbiamo ancora più bisogno
di alternative e di andare a differenziare quelle che sono le nostre produzioni. Quindi quando oggi ho sentito nell'intervento dal dottor Giacomo Citterio dire è possibile, io dico che questo è possibile, detto da un imprenditore giovane, sia racchiuda questa mattinata e ci debba obbligare a prendere tutti con responsabilità questa sfida. Oggi siamo qui, c'è l'università, abbiamo bisogno di ricerca, abbiamo bisogno di vedere quali siano i territori maggiormente vocati e laddove è meglio possibile mettere in campo un impianto di questo genere, ma credo che non manca nulla. Quindi usciamo da qua con una piena presa di responsabilità A nel sensibilizzare i territori e l'imprenditoria agricola, B nel metterci a disposizione per metterci in campo e, come è stato detto da De Ponti, con il giusto ordine questa sfida è la portata di tutti. Grazie. CIA, Matteo Lavagni, a flash. Positivamente tutte le proposte di ERSAF, quindi tutte quelle citate da Azzori, importantissime. Ci vuole lo spirito giusto, lo spirito è quello di, non ricordo il nome, Giacomo, mi ricordo il nome e non il cognome, scusami, ci vuole chiaramente criterio in tutto e questo è quello che ci auspichiamo, insomma. Va bene, Copagri, Luigi Orlandi. Sì, molto veloce. Sì, ci vuole lo spirito giusto di Giacomo, ma credo che fosse stato anche dettato un po' dalla disperazione, cioè il mercato non assorbiva più il fieno, l'erba medica, piuttosto che altro prodotto che produceva l'azienda, si è dovuto guardare intorno ed è approdato lì. Chiaramente il ERSAF, sicuramente sono convintissimo, grazie a Massimo che ci ha accompagnato sempre nei nuovi progetti e anche questo qua sarà un partner eccezionale. Dottor Azzoni, sì, ha fatto un quadro esaustivo delle misure che, composte tutte fra loro come tasselli, magari ci potrebbero rendere un'opportunità, ma io credo che sia forse necessario inquadrare la situazione insieme all'industria, che ringrazio ancora della presenza, e all'organizzazione di produttori, in modo tale da costruire magari un pacchetto specifico per questo tipo, per incentivare la coltivazione. Nostro compito sarà informare, sarà dire alle aziende agricole che c'è questa opportunità, senza pensare che non potremo neanche immaginare, solo un passo passa da un'azienda zootecnica completamente a un'azienda di coltivazione di nocciolo. Sarà una componente aziendale nelle aziende che potranno rispettare i vincoli con se stessi, cioè molto di più i proprietari che gli affittuari, perché si scontrano con le difficoltà che abbiamo già inquadrato prima, e quindi noi accompagneremo sicuramente questo percorso perché ci piace, ci crediamo anche come associazione e spero che l'innovazione inizi ad essere accompagnata al reddito. Grazie. Per l'università, Sergio Tombesi, sì, Città Cattolica. Ovviamente le prospettive del nocciolo sono basate sulle prospettive economiche. Le prospettive economiche della coltura dipendono dagli impianti, che devono essere efficienti. C'è bisogno di una ricerca ovviamente sul territorio per cercare di ottimizzare quelli che sono gli interventi tecnici per sfruttare interamente il potenziale e poi per anche formare gli agricoltori in modo da essere in grado di operare le scelte giuste. Segnalo che da quest'anno l'Ateneo ha fatto un investimento per iniziare un embrione di programma di miglioramento genetico per cercare di ampliare la piattaforma varietale e di fornire anche dei porti innesti clonali per risolvere il problema che è stato citato della produzione di polloni. E poi vorrei segnalare un'istanza che viene spesso portata dagli agricoltori: se si pensa a una coltura di collina o di montagna, non è solo il problema dei contributi, è anche affiancare l'agricoltore in molte problematiche, prima fra tutte quello del controllo della fauna.
ci sono molti agricoltori che sono interessati a impiantare in collina e montagna, ma quando gli dici hai cinghiali, hai i caprioli o altro, dice quelli ce ne sono molti, è un problema. Oppure l'irrigazione, fare nocciolo senza irrigazione significa perdere 2/3 del potenziale. C'è un modo per affiancare gli agricoltori anche solo per gli iter autorizzativi, per cercare di... Questa è un'istanza che spesso viene quando andiamo a parlare con gli agricoltori. Grazie. Ambrogio De Ponti. Ma io non è che ho molto da aggiungere, visto che anche la curva glicemica si è abbassata. È vero che c'è la Ferrero, però siamo al finale, aspettiamo le conclusioni del nostro assessore. Ridico soltanto una cosa, perché oggi non ci sono le condizioni in Lombardia per costituire un OP di nocciole. Io, la mia OP, per esempio, Ortonatura, è disponibile in un passaggio intermedio coordinato insieme al dottor Azzone con la Regione per poter far già da subito percepire quell'aiuto comunitario che invece in questo momento non stanno percependo, fino a che si può accompagnare, fino a che saranno pronti, autonomi, liberi, come loro vorranno fare, e costituire poi, quando ci saranno le condizioni, un OP autonomo. Io, in maniera molto semplice e concreta, quello che posso fare qui è questo. Poi, altro non posso fare in questo momento. Grazie. Ringraziamo per il suo intervento.